a casa, perché siccome sono una persona prudente, non vorrei con questa conversazione rischiare di rovinare tutto quello che lui ha detto di me. Posso dire molto bene di lui, di questa piazza ritrovata che, come dicevo prima, è in pieno dialetto, a vederla ci si slavega il cuore. Perché veramente è una conquista, al di là dei dubbi, al di là delle perplessità, al di là di tutto è una piazza bella, non c'è niente da fare. E comincia anche ad essere una piazza amata. Io stasera voglio levarmi un... Voglio comunicarvi un'idea che da tanto tempo in testa il sindaco lo sa, cioè voglio invitarvi a fare una passeggiata, non tanto lunga, ma i luoghi dell'identità cittadina sono veramente tanti e raccontano una storia che secondo me è una storia bellissima. Se noi usciamo in piazza, ci troviamo in pieno 800, possiamo dire così, perché questa piazza si anima, viene creata nel 700, nella seconda metà del 700, ma nell'800. Se giriamo a destra, andiamo a Palazzo Micciarelli, se voi dite Palazzo Micciarelli, boh, dicono i semidanesi, se voi dite la Filanda, la conoscono assolutamente tutti. Quel palazzo è stato cominciato nel 1805. Percorriamo tutte le arcate dei portici, niente ci vieta di dare una sbirciatina e immaginare cos'era Senigallia quando non c'era la spalletta del fiume, perché le barche dovevano attraccare più agevolmente. E con un volo di fantasia, sindaco, immaginiamo anche cosa doveva essere questa già nostra bellissima città se fossero stati costruiti, secondo il progetto di Vinelli, altrettanti portici al di là del fiume. Ma non ci accontentiamo, è già troppo bella così, quindi andiamo avanti. Arriviamo al foro annonario, siamo con Pietro e Vincenzo Ghinelli, di cui da poco è stato pubblicato, sui quali uno studio veramente molto bello, puntuale e interessante, e siamo nell'Ottocento. Percorriamo via Ottorino Manni e arriviamo alla Rocca. Qui, alla piazza della Fortezza, così come era chiamata. Siamo, da quello che si vede fuori, poi vedremo quello che c'è dentro, siamo nel 400, pieno 400 con la piazza, a partire da qualche secolo prima, come vedremo, poi all'alto della piazza, dando le spalle alla Rocca, abbiamo il palazzetto Baviera. Poco si sa di questo palazzetto Baviera. Una notarella piccolina piccolina di un autore ci dice che Baccio Pontelli, l'autore di Torrioni della Rocca, disegnò tanti altri edifici. E questo ci fa pensare che quel palazzetto possa essere stato costruito da Baccio. Se voi, perlomeno progettato, se voi entrate e vedete, diciamo, il cortile interno che rispecchia il Chiostro delle Grazie, pensate che sarebbe una cosa possibile. Dall'altra parte della piazza non c'è più. C'era un altro palazzetto Baviera. A sottolineare l'importanza di questa famiglia rispetto
Siamo nella seconda metà e alla fine del 400. Di fronte a noi abbiamo il Palazzo del Duca. Siamo a metà esatta del 500. È il palazzo che mi ha fatto morire, perché io lo guardavo e dicevo, ma perché quel portale è a sinistra? Quando secondo tutti i canoni del Rinascimento il portale va a metà dell'edificio. Poi continui a studiare, ti accorgi che la risposta è così banale da farti vergognare e da farti desiderare di ricominciare da capo. Il palazzo, il portale è così perché quel palazzo è stato costruito in due tempi. Il primo palazzo, quello di Guidobaldo II, aveva esattamente il portale al centro. Se voi vedete la grondaia, vedete che segna quel palazzo a metà, forse è un po' più grande la parte destra, e quello che resta è un palazzetto tipico del Rinascimento, col portale al centro. Prima di andare verso il corso, vediamo la fontana delle anatre, anche questa restituita alla città. Qui siamo nel 600, 1600 esatto, perché quella fontana ha o aveva 17 zampilli d'acqua proprio per salutare il nuovo secolo. Prendiamo la strada, arriviamo per il corso, siamo tra 5 e 600. Il palazzo comunale è di fronte il nostro caro Mongo, che ci consente, dico caro Mongo perché Mongo si dice alle ragazze così per prendere in giro, ma te che ti sposano anche il Mongo, insomma. Ma chi paga? Il Mongo in piazza, no? È diventato un amico che però ci porta indietro di più di 2000 anni, perché è un ritrovamento romano a cui è stata rifatta la testa nel 600, palazzetto comunale tra 5 e 600. Prendiamo Chiesa della Croce, giriamo a destra, passiamo davanti alla Chiesa della Croce per ora e attraverso via Gherardi ritorniamo in piazza. Secondo Google Map abbiamo percorso 1240 metri. 1240 metri per percorso breve, per percorrere più di 2000 anni di storia. Se non siamo tanto stanchi, andiamo all'area archeologica e qui sprofondiamo ancora più nel passato di Senigallia. Anche qui c'è una commistione straordinaria tra quello che è stata la Senigallia preromana, la Senigallia romana, e quella che è stata la Senigallia guidobaldina, perché è posto sotto le mura del 500. Senigallia ci costringe a fare una ginnastica mentale, non c'è niente da fare. Quando noi camminiamo per Senigallia, se ne siamo coscienti, camminiamo attraverso i secoli. E questo è un fatto unico, perché percorrere in un chilometro e mezzo 2500 anni di storia che hanno lasciato testimonianze veramente importanti mi sembra un fatto davvero eccezionale. Io in continuità ho citato, come del resto diceva l'assessore, i secoli 15, 16, 17
sono i secoli della rinascita di Senigallia. Dico rinascita perché non è nascita di Senigallia. Senigallia nella sua storia ha avuto tante rinascite e tante batoste, purtroppo, perché fu capitale dei Galli, fece parte della pentapoli bizantina, passò poi sotto i Longobardi, il sarcofago di San Gaudenzio, ci parla e come di questa città in cui forse abitava il duca Sosipatre, anche lì dentro il Duomo, facciamo un bel salto di secoli, se vogliamo farli. E ci ha lasciato anche, soprattutto, cosa a cui non si pensa mai. Quando si dice che Senigallia non ha lasciato, non ha il Medioevo, ma stiamo scherzando, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, lo stemma comunale. Ho detto prova. Come? È un anche. Ah. C'è qualche fantasmino che gira. Il nostro stemma comunale. Nel 1223 c'è un interessante documento, è una bolla papale, quindi fuori discussione la sua veridicità, che ci dice che Senigallia nel 1223 appunto aveva all'interno delle sue mura ben 12 chiese. Quindi una città notevole, fiorente, non per caso la tradizione, la leggenda, quello che volete, forse la verità, pone la nascita della Fiera della Maddalena proprio in questo secolo, quando a Senigallia arrivano le reliquie della Santa e si crea quindi un punto di incontro, Senigallia forse un punto di scambio semplicemente, Senigallia è ricca perché ha le saline e quindi ha il sale per comprare il materiale, che il sale che è elemento preziosissimo in quel tempo, per comprare il materiale che i forestieri che vengono a Senigallia portano fin qui. Poi scelte politiche sbagliate, le lotte tra impero e papato, Senigallia una volta è stata da una parte, una volta è stata da quell'altra, col risultato di essere distrutta, rasa al suolo. Quindi, vedete, di nascite ce ne sono state tante, di cadute ce ne sono state tante, fino ad arrivare in questo percorso ad avere, e io ho pensato di metterle a confronto, due piazze, Piazza del Duca e Piazza Garibaldi, Piazza del Duomo, Piazza Ritrovata, chiamiamola come vogliamo. Queste piazze sono diversissime tra loro, perché Piazza del Duca è una piazza militare di rappresentanza laica, non c'è nessun edificio religioso che si affacci su questa piazza del Rinascimento ed è anche questa una cosa abbastanza rara. La Piazza Ritrovata invece è una piazza religiosa, nobile, culturale, come avremo modo di vedere. Però hanno un fatto in comune, sono grandi, troppo grandi, io ho detto, rispetto al contesto urbanistico in cui
vengono a crearsi. Piazza del Duca è di circa 1300 metri quadri, vedi, stasera ho misurato tutto, tutto, misurato tutto. Era una curiosità che già avevo da tanto tempo e ho colto l'occasione. La piazza ritrovata, come il sindaco ben sa, è 4300 metri quadri, solo la piazza, a cui si aggiungono le strade che ormai fanno parte della piazza, per arrivare a 7533 metri quadrati. Va bene? E perché? E c'è da chiedersi perché, no? Due piazze così grandi, perché nel 400 c'è una piazza enorme in una Senigallia piccola, perché nel 700 viene lasciato proprio dagli urbanisti questo enorme spazio vuoto qui dove appunto siamo. C'è da dire che la rinascita di Senigallia parte sempre dalla rocca, in qualunque secolo. È la natura stessa del territorio, da due lati circondata dal Niso, da un lato dal Penna, lato scoperto, resta quello a mare. I pericoli che vengono via mare sono veramente moltissimi, perché era più facile comunicare via mare, semplicemente perché Senigallia, narra un cronista contemporaneo, era immersa in una selva immensa che quasi a metà del 400 non consentiva comunicazioni via terra. Nel 1357 il cardinale Albornoz, che riconquista la città per l'attacco della Chiesa, i papi erano da vedere in questo momento, vedendo la città e vedendo una rocchetta debile, così scrive il cronista, decise di farla restaurare. È buffo, no? Che le rinascite di Senigallia siano sempre a metà secolo. Albornoz, poi si ci sposta Pandolfo Testi a metà del 400, Guidobaldo a metà del 500, la prima e seconda ampliazione a metà del 700, che volete, sono gli scherzi della storia. Quindi io la rocca l'ho definita ormai qualche decennio fa libro di storia, libro della storia di Senigallia, proprio per un'esperienza personale, perché entrando dentro la rocca mi sembrava di scorgere anche qui tantissima storia di Senigallia. La guardavo con ammirazione, anche forse con un po' di pena, perché la nostra rocca per un terzo è interrata, così come dimostrano i quadri contemporanei. Cioè la rocca che emerge è due terzi dell'intera rocca. Quella volta non c'era Google Maps, per cui con un filo da pescatore e un piombino io ho misurato dentro la bellissima scala a chiocciola, col custode che mi diceva: signora, cosa fa? Signora, cosa fa? Per vedere effettivamente se era così. D'altra parte, se voi andate alla rocca, guardate un attimo, sulla destra vedete che ci sono le bocche dei cannoni che sparano rasoterra, che sparano i pesci. È logico che altrettanta parte ce ne sia sotto, ma questo è un sogno che penso sarà difficile realizzare, però bisogna pur saperlo. Quindi a metà del 300 è l'Albornoz che
segna la rinascita di Senigallia, anche perché tornandosene via dopo aver conquistato i territori, affida la città ai malatesti, o malatesta se preferite, ai malatesti. E già nel 1408, cioè 50 anni dopo, abbiamo il primo documento ufficiale che ci dice di una ripresa dei traffici via mare. E nel 1445 la città viene data a Sigismondo Pandolfo Malatesta. Era nato nel 1417, quindi sono 600 anni esatti dalla sua nascita quest'anno. Sigismondo Pandolfo Malatesta, a cui la città deve veramente tanto, ma perché decide di fortificare Senigallia? Il cronista scrive per la fama sua. Io quando leggo queste cose sono sempre abbastanza sospettosa. Il fatto è che 2 anni prima i Malatesta possedevano tutta la fascia adriatica che da Rimini arrivava a Senigallia. Erano rami diversi della casata, tant'è vero che il ramo di Pesaro decide di vendere Pesaro a Francesco Sforza e di vendere l'altra parte che arrivava fino a Fossombrone a Federico da Montefeltro. Ecco che i territori di Sigismondo sono divisi esattamente in due e quindi l'unica comunicazione che resta tra Rimini e Fano e Senigallia è quella via mare. E oltretutto sia Fano che Senigallia sono due città di confine, una con lo Sforza e Federico da Montefeltro che è acerrimo nemico di Sigismondo, l'altra addirittura con lo Stato della Chiesa, non c'era tanto da fidarsi dei papi quella volta, che potevano togliergliela come gliela toglieranno, in qualunque momento. Di qui la necessità di fortificare la città. E ovviamente i lavori cominciano dalla rocca e dalla costruzione delle mura. Sigismondo non va tanto per il sottile. Siccome la antica cattedrale di San Pietro dice che impediva azioni militari concrete, la fa abbattere. E di sindaco, quando dicono tanto male del nostro tempo, no? Noi siamo persone che hanno imparato ad apprezzare i beni culturali che il passato. Una volta, per tutti i secoli che noi stiamo studiando, se una cosa non serviva, veniva buttata giù. Pensate, butta giù un duomo nel 400. Sarebbe follia pura, follia pura. Ma accanto a Sigismondo c'era, e questo penso che sia una notizia abbastanza nuova, il suo architetto più grande, Leon Battista Alberti, che era venuto a Senigallia per vedere i marmi e le statue della chiesa e per vedere se le pedre, le pietre, erano conce. E comincia da questo momento un grande traffico tra Senigallia e Rimini, che trasporta da Senigallia le pietre, i marmi, le cose preziose del Duomo,
con cui Sigismondo costruisce il tempio malatestiano. Vedete com'è complicata la storia. Certo, costruì Senigallia per la fama sua, ricostruì Senigallia per la fama sua, non metto in dubbio questo, però insomma il suo interesse ce l'ha avuto. Ma Sigismondo aveva un altro problema grosso: la nostra era una città spopolata. Senigallia, mezza ebrea, mezza canaglia, nasce qui. Perché è lui che fece mandare i bandi in tutta Italia per far venire ad abitare questa nuova città chiunque avesse voluto, donandogli tanto terreno quanto ne poteva arare un paro di buoi in un giorno e donandogli anche buoi, ovviamente, non poteva regalare terreno senza regalare i buoi. E la gente che è venuta da ogni parte d'Italia, della Jugoslavia, era ex Jugoslavia, da tante parti, è tutta registrata nel catasto rustico nostro del 1490. E mezza ebrea è molto importante, perché gli ebrei, ovviamente, non potendo possedere beni immobili, avevano liquidità di soldi. E quindi la presenza di ebrei significa che un certo, anzi un grande movimento di traffici era cominciato. E è chiaro che opera in piena illegalità, perché vende territori che non sono suoi. I territori sono dello Stato, della Chiesa. E quindi sorgono ben presto nuove liti e grosse liti tra lo Stato della Chiesa e prima Sigismondo Pandolfo Malatesti e poi con i nuovi cittadini. E anche qui sindaco un capolavoro politico, perché Sigismondo deve cedere Senigallia nel 1459 e quando tenta di riconquistarla nel 62 è sconfitto, no? C'è una breve signoria di Antonio Piccolomini che i senigallesi fanno fuori perché proprio non faceva gli interessi della città, e fino al 1474 Senigallia è sotto lo Stato della Chiesa. Ma è chiaro che si crea una situazione estremamente difficile. Perché? Perché a un certo punto arrivano i controllori dello Stato della Chiesa a chiedere perché le terre che sono state regalate non rendevano più. Quindi c'è una lotta che è fomentata da Roma, dove nel 71 è stato eletto Papa Sisto IV. Sono i cittadini stessi che chiedono a Roma un signore che metta fine a tutte queste controversie e a tutte queste liti. E la città nel 74 viene data a Giovanni della Rovere, nipote di Papa Sisto IV. Ma Sisto IV non era certamente sciocco. Cioè, vista la fine che aveva fatto il Piccolomini, cacciato dalla città, manda fin dal 1471 un vescovo della Rovere Senigallia. E i vescovi della Rovere